grazie, intanto grazie dell'invito e dell'occasione. Sono sia molto contento di essere qua, sia di avere l'occasione di anche di chiarirmi io stesso un po' le idee sulla vicenda che andrò a raccontare, a cui tengo in modo particolare sia per il suo autore sia per la storia che racconta. Crispolti è stato un critico militante italiano, io credo uno dei più significativi del dopoguerra, ma è anche una persona a cui sono stato anche molto legato. Non sono stato un suo allievo, ma diciamo c'è stato un sodalizio, una collaborazione molto lunga, per cui io ci tengo anche a rendergli in qualche modo un omaggio, non tanto per un fatto di, diciamo, di nostalgia, ma perché sono convinto che questa sia una storia in cui c'è anche un messaggio utile. In realtà è la storia quasi di un libro fantasma, quindi è un po' la storia di un grande cantiere editoriale che poi andrà, diciamo, molto travagliato. Abbiamo visto dal titolo che è una storia che parte alla fine degli anni 50 e poi arriva ad avere un esito editoriale soltanto nel 1971, ma come vedete da questa prima immagine ha una storia insolita. Esce nel 71 il volume primo e il volume quarto, gli altri restano per, diciamo, come molti dei progetti editoriali di Crispolti, rimangono non pubblicati, quindi esistono, ma poi in questo caso un fallimento editoriale ha impedito la prosecuzione del progetto, e anche in tempi recenti, quando Crispolti ha quasi 50 anni di distanza, aveva deciso di riprendere, di ripubblicare questo volume e di dare alle stampe anche i volumi mancanti, era troppo tardi e quindi, diciamo, questo progetto è sfumato per una seconda volta, per cui noi abbiamo questi due volumi del 71 e ne abbiamo una riedizione uscita fra il 2017 e il 2018, una anastatica che proprio ricostruisce un po' questa storia. Mi piace però raccontare la vicenda di questo libro un po' perché attraversa un decennio cruciale per la storia della critica militante e anche per gli sviluppi della storia e la nascita della storia dell'arte contemporanea in Italia, e perché è anche un modo per mostrare come funzionava, come ragionava Crispolti, e perché è un esempio secondo me anche di metodo di lavoro. Quindi questo è un libro da cui si capisce come ragionava un critico estremamente prolifico, che ha una bibliografia che stiamo cercando di rimettere insieme molto copiosa, ma che a cui vanno aggiunte anche tutta una serie di libri che sono stati scritti e mai pubblicati, e questi che accompagnano tutta la sua esistenza. Chi è Enrico Crispolti? Crispolti è un critico militante, storico dell'arte, docente universitario. È stato uno, diciamo, di quei critici militanti che all'inizio degli anni 70 si sono trovati a ricoprire il ruolo di, diciamo, a occupare le prime cattedre espressamente dedicate alla storia dell'arte contemporanea in Italia. Quindi, quando è nata questa disciplina, Crispolti è stato uno di quei critici che si sono trovati a inventarsi in qualche modo quello che prima facevano i giornalisti, che facevano gli uomini di lettere, e come questo potesse avere intanto una dignità di studio e potesse a questo punto trasformarsi da un impegno che si faceva sui giornali piuttosto che facendo le mostre, e potesse trasformarsi in una disciplina universitaria. Per cui, diciamo, ecco, questo libro arriva poco prima che cominciasse la sua esperienza accademica. Crispolti è un critico nato a Roma, studia quindi alla Sapienza con Lionello Venturi, poi avrà un percorso come molti della sua generazione, prima l'insegnamento all'Accademia di Belle Arti, dove insegna dal 66 al 73, per poi passare nel 73 all'università, alla facoltà di magistero dell'Università di Salerno, e da lì poi, una decina d'anni più tardi, approdare all'Università di Siena. E a Siena fare costituire una delle pionieristiche scuole di specializzazione incentrate sullo studio del contemporaneo, su cui si è formata una generazione piuttosto cospicua degli storici dell'arte contemporanea adesso in attività.
partiamo un attimo dal fondo, perché l'esito di tutto questo andava a riassumersi poi in un libretto pubblicato negli anni Ottanta, frutto di una serie di lezioni tenute proprio alla scuola di specializzazione di Siena, che cercavano di tirare un po' le fila del metodo, quindi una sorta di riassunto di quello che Crispolti riteneva fosse il modo di studiare e quindi anche di raccontare l'arte contemporanea. E da qui prendiamo soltanto una frase che, diciamo, anche in uno stile molto tipico della sua scrittura, ci dà un po' la temperatura di quello che era l'idea e l'approccio di Crispolti. La domanda di fondo era come si poteva conciliare una prospettiva storica con un lavoro su anni estremamente recenti. E in particolare l'informale aveva questo problema, perché l'informale era ancora un problema presente tra la fine degli anni 50 e i primi 70. Quindi come si poteva fare storiografia già su quello che era accaduto da poco o era ancora in corso? E Crispolti in questo testo dice che depauperato risulterebbe un esercizio storiografico applicato al contemporaneo disgiuntamente da una conoscenza e partecipazione critica alle vicende più attuali e ultime. Altrettanto che esile e non sufficientemente fondato risulterebbe un esercizio critico militante distaccato tuttavia da una consapevolezza e pratica di natura storiografica relativa almeno allo spessore storico del contemporaneo stesso. E cioè sostanzialmente che non si può essere storici senza essere militanti, perché la militanza supporta anche le ragioni per cui si vanno a fare una ricerca storica. E quindi le due cose non possono essere disgiunte, un po' perché la militanza diventa sterile se non ha un fondamento di coscienza storica, e al tempo stesso la militanza stessa si impoverisce se non ha un retroterra. E poi in tutta la sua vita vedremo che c'è un cortocircuito continuo tra quello che era storia recente, storia delle avanguardie, ma parlare di avanguardie storiche negli anni 50 significa parlare di cose passate da 40 anni, e come questo potesse riattivare un certo modo di leggere anche metodologicamente quello che era successo nel dopoguerra. Ragion per cui Crispolti lavora contemporaneamente almeno su due linee, e lo fa con uno stile, diciamo, con una metodologia molto tipica di chi veniva dalla militanza, cioè scrivendo alcuni grossi volumi, ma soprattutto facendo numerose raccolte di saggi scritti in varie occasioni e poi radunati dentro una cornice più organica. Questi sono due libri che escono nel giro di poco tempo, uno nel 68 e l'altro nel 70, e che fanno vedere come tutto sommato sul tavolo di lavoro di Crispolti ci fossero sia il lavoro sull'attualità più urgente, abbiamo detto che il nostro libro di cui parliamo viene pubblicato nel 71 e nel 68 esce una raccolta che racconta già cos'era successo dopo l'informale, quindi fino al 67 insomma, e dall'altra come questo portava uno sguardo retrospettivo a un recupero di lungo periodo della storia del futurismo. Futurismo che era altrettanto attuale, considerando che gli ultimi rappresentanti del movimento futurista all'inizio degli anni 70 erano ancora, forse non in attività, ma erano ancora viventi. Quindi si parlava anche con dei pezzi di storia che erano ancora presenti, ed era anche lo stesso effetto che faceva parlare con Crispolti, che è stato un testimone molto presente e molto attivo. Molto attivo, che passa attraverso la scrittura e attraverso il fare mostre. Fare mostre, in particolare curando una sezione della Biennale di Venezia del 1976, o domandandosi anche quali erano i nuovi media, quindi quali erano i nuovi linguaggi che si stavano affacciando nel corso degli anni 60 e 70. E questi sono solo due esempi, ma diciamo, noi abbiamo contato una bibliografia che conta più o meno di 3.000 occorrenze bibliografiche, per cui diciamo è un qualcosa di molto più esteso. Ed è un qualcosa, e qui forse si avvicina un po' al tema, che arriva all'inizio degli anni Ottanta a configurarsi anche come un lavoro di grande catalogazione e di grande archiviazione di quello che erano state le esperienze dei grandi maestri del Novecento. E quindi questa è una metodologia che parte dall'antologizzare i testi e lavorare sui documenti del contemporaneo e arrivava ai cataloghi ragionati, su cui poi
ci sarebbe un discorso altrettanto complesso, ma che qui non possiamo affrontare. I cataloghi regionali di Crispolti sono una decina, che diciamo tra l'inizio degli anni 80 e il 2017 arrivano proprio a fare un po' un compendio della vita di alcuni degli artisti che Crispolti ha seguito di più. Qui c'è un punto importante, secondo me, anche come il messaggio che lascia il lavoro di Crispolti e l'esperienza anche di vita. Il critico militante non è soltanto un critico che si occupa occasionalmente di alcuni artisti, ma è un compagno di strada, cioè uno che decide che alcuni artisti con cui trova una particolare affinità decide di seguirli per tutta la vita. E quindi si va a instaurare un sodalizio per cui molti artisti trovano in Crispolti un punto di riferimento critico e trovano soprattutto qualcuno che è disposto ad ascoltarli, quindi qualcuno che costantemente va a trovare gli artisti, va a vedere quello che fanno e che poi soprattutto anche negli ultimi tempi ammetterà che ho imparato tanto dai miei maestri, ma ho imparato tanto del mio mestiere dagli artisti che ho frequentato, e che quindi buona parte del lavoro e anche del lavoro sull'informale nasce ragionando, ponendosi delle domande su quello che dice, su quello che avevo visto e che dovevo cercare di capire, e sulla base di questo costruire poi un metodo di lavoro. Ed era un metodo che aveva portato, questa ecco è un'immagine dello studio di Crispolti nel 2013, a lavorare anche in maniera, come dire, ecco così, quasi eruttiva, questo studio molto grande, molto denso, come vedete anche apparentemente molto disordinato, ma Crispolti aveva un'organizzazione razionale e mentale che riusciva a governare questo disordine in una maniera che nessuno ha mai capito come, però come dire, lui sapeva benissimo cosa c'era in questa pila, in prima fila, e qual era il documento che poteva servire sul momento. Ora, al di là di questo, che è un aspetto di disordine forse un po' romantico, però questo era, diciamo, una parte del studio di Via di Ripetta a Roma, dove è stato fino al 2014, perché Crispolti aveva capito che a un certo punto bisognava costruirsi un proprio archivio di documentazione, quindi che il compito del critico militante era quello di raccogliere le testimonianze del proprio tempo, perché quello che in quel momento era attuale prima o poi sarebbe diventato storico, e quindi lui, la sua funzione di studioso, di ricercatore, era quella di radunare e di costruire, di fornire quelle che sarebbero state le fonti per il futuro. Crispolti a un certo punto dirà che il critico d'arte contemporanea ha il dovere e in parte anche il privilegio di poter costruire le sue future fonti, e costruire le fonti significa soprattutto, parlando di persone vive, tenere un dialogo scritto, un dialogo orale, e lasciarne una traccia, perché quella traccia poi nel futuro sarebbe diventata documento. E quindi noi abbiamo una copiosa quantità di lettere, di carteggi, in cui forse, ecco, le lettere di Crispolti sono delle lettere di progetto, ma quelle che sono interessanti è il modo in cui usava la corrispondenza per istigare gli artisti un po' a fare un po' il punto su di sé, a scrivere quello che pensavano. Vediamo che per esempio negli anni 50 scrive compulsivamente quasi a Fontana, chiedendogli cosa hai fatto nel 30, cosa hai fatto nel 40, e Fontana pazientemente risponde e ci dà una testimonianza oggi preziosissima su quello che era il momento. Tutto questo non viene dal nulla, ma viene dal fatto che, dicevamo, Crispolti si scrive alla Sapienza a Roma nel 1951, poi ci metterà molto a laurearsi perché comincia molto presto a lavorare attivamente come critico, per cui si laureerà soltanto nel 58. Però da una parte segue le lezioni di Lionello Venturi, questa è la dispensa del corso, questo sappiamo, l'esame di Venturi su cosa lo aveva dato Crispolti, era un anniversario leonardesco e segue un corso su Leonardo. E tutto sommato questo è meno neutro di quello che sembra, perché anche Leonardo negli anni 50 viene letto in chiave informale. E poi dall'altra, soprattutto, l'aver frequentato la scuola di Venturi per lui è un'occasione incredibile, non solo per l'esempio umano che poteva costituire Venturi, ma anche perché è il posto dove
nei banchi della scuola di perfezionamento della Sapienza conosce Maria Drudi Gambildo, che sarebbe poi diventata nel 59 sua moglie, e che al di là di questo ha un ruolo importante nell'affermazione del giovane Crispolti. La Drudi Gambildo era del 26, aveva 6 anni più di Enrico, ma perché in quegli anni lei, che arriva già più formata da Venezia e già laureata, sta lavorando a questo volume di destra, agli archivi del futurismo, quindi a uno dei primi lavori di raccolta documentaria finanziati dalla Quadriennale di Roma, che avevano lo scopo di rimettere a disposizione i testi sulle avanguardie. Questa è una cosa folgorante per Crispolti. A un certo punto dice: questo, come del futurismo, bisogna farlo anche su tutte le altre tendenze, sulle altre correnti dell'arte contemporanea. Immediatamente dopo l'uscita di questo libro si candida a fare degli archivi dell'arte astratta, che poi non andranno in porto. Più avanti ne progetterà degli altri, però questo gli dà l'idea, gli fa capire che il primo ruolo fondamentale era quello di costruire repertori di fonti, e che questo si doveva fare non solo su esperienze ormai concluse, ma anche si doveva fare anche sulle esperienze più presenti. Quindi da una parte c'è questo, e dall'altra c'è un lavoro di preparazione. Il 59 è un anno importante, è un anno in cui Crispolti si è appena laureato e sta per andare poi a fare una borsa di studio ministeriale a Parigi. Però nel 59 si presenta che ha già fatto molte cose, cominciando soprattutto a fare mostre, e quindi a capire che le mostre sono già un'occasione di riflessione critica, non sono soltanto un modo per mostrare dei quadri, o meglio, per i galleristi che lo ospitano sono quello, ma per Crispolti sono un'occasione anche per mettere a confronto delle cose, delle opere, e far dialogare delle più esperienze. Questa è una mostra del 57 che poi diventerà molto importante, perché era un tentativo di esemplificare 3 delle possibili vie dell'informale: una che passava attraverso la materia, che è quella di Burri; una che passava attraverso una reinvenzione della natura con un grande pittore lombardo come Ennio Morlotti; e l'ultima invece, che era un'esperienza puramente di gesto, in parte, diciamo, che in parte faceva i conti con quello che si stava facendo negli Stati Uniti, e soprattutto con l'idea di una registrazione immediata del segno, quindi di una scarica di energia che poi si lascia una traccia su tela, che era il lavoro di Vedova. Quindi questi erano 3 artisti che la critica aveva letto autonomamente. Crispolti dice: ma forse bisognerebbe metterli a confronto per capire che questi non sono 3 artisti isolati, ma sono 3, come dire, 3 vie, 3 esemplificazioni emblematiche di quella che erano le strade aperte, la pluralità delle strade dell'informale. E vediamo che questo è un lavoro che è, diciamo, una sorta di fucina che porta poi al nostro libro, e che passa soprattutto facendo un discorso critico con le gallerie romane. Abbiamo la salita, abbiamo la mostra di Fautrier all'Attico nel 58, e poi Fautrier è uno dei maestri riconosciuti dell'informale, maestro già attivo dagli anni 40, ed era uno di quelli su cui si era coniato il termine informale. Tapie, quando parlerà di Artaudre, quando si parla di informale, si parla di Fautrier. Ma l'informale di questo libro è un informale molto più ampio, che comprende esperienze non solo pittoriche ma anche di scultura, come questa di Edgardo Mannucci, che era un pittore marchigiano sceso a Roma, il pittore che farà lo scultore che permetterà a Crispolti di conoscere Burri. E Crispolti qui fa una progettazione, che questa è molto divertente, a tutto raggio. Scrive i testi, sceglie un po' gli artisti e impagina i cataloghi, per cui anche l'idea di questa copertina, di trasformare questa colatura in un motivo grafico, è un'idea sua. Quello che si vede andando in archivio, visitando quell'archivio che vi ho mostrato prima, è trovare tutta una grande quantità di progetti, di libri di cui Crispolti segue, dall'impaginazione delle fotografie alla redazione dei testi alla compilazione degli apparati, per cui è un'opera completa. E questo è un caso in cui
tutto questo si riesce abbastanza a ricostruire. Quindi abbiamo pittori, scultori, artisti internazionali, come questo che è un artista giapponese, e quindi che ci danno l'idea che Crispolti era già convinto che ci fosse una pluralità di esperienze che bisognava documentare e al tempo stesso mettere a sistema, cioè cercare di capire come tutto questo, come si potesse dare un ordine alle esperienze del presente, e immaginando già che ci sarebbe stata una prospettiva storica. Ora, abbiamo detto che parliamo di un libro che è a distanza, che esce a distanza di 12 anni da questo momento iniziale, ma noi da cosa sappiamo che in realtà questo progetto nasce molto prima? Sappiamo perché in archivio a un certo punto troviamo un biglietto del febbraio del 59 da me inviato da Milano, che dice: caro Crispolti, ti aspetto presto qui, parleremo della tua proposta di edizione del libro sull'informale e di quello sullo Sturm. Vabbè, lo Sturm adesso lo lasciamo da parte, però questa è un'attestazione che c'è l'idea di un libro sull'informale. Ora, questa è una lettera che si potrebbe, rischia di essere equivocata. Questo si trova nel fascicolo, un fascicolo molto bello, molto intenso, con la redazione di una rivista. Allora, tanto scusate, il mittente di questa lettera è uno dei poeti sperimentali della fine degli anni 50 e degli anni 60, Nanni Balestrini, che Balestrini, che diciamo è uno dei fondatori della rivista diretta da Luciano Anceschi. E la rivista Il Verri, una rivista sperimentale, una rivista d'avanguardia, su cui nel 61 esce questo fascicolo appunto dedicato all'informale. Si sarebbe tentati di pensare che quella lettera parlasse di questo, solo che questo nel lessico di allora non è un libro, è un fascicolo di un centinaio di pagine, ma comunque una rivista, ed è una rivista a più mani, quindi non è il libro a cui Crispolti stava pensando, se non fosse che al suo interno troviamo, ecco, si parlava di questo, troviamo questa pubblicità che ritroveremo ancora per moltissimi anni, la ritroviamo nei cataloghi delle mostre, la ritroviamo su riviste, per cui per molto tempo va avanti questa storia di questa poetica dell'informale, edito da Rusconi e Paolazzi, che era l'editore che pubblicava Il Verri, e che già si presenta, ecco qui ci fa capire, e qui siamo a pochi anni dagli archivi del futurismo, qual era il principio. Per la prima volta raccolto in volume i principali scritti programmatici della maggiore corrente degli ultimi 15 anni nella pittura e scultura mondiale. Poi vabbè, 90 illustrazioni a colori e 288 in bianco e nero completano il vastissimo panorama dell'arte attuale. Quindi c'era un'idea di documentare sia con le immagini sia con una serie di testi. Questo sostanzialmente era una sorta di archivi dell'informale come principio. È un principio che poi rimarrà dentro questo volume, anche se poi prenderà una via diversa. Ecco, forse ho dimenticato di dirlo prima, i due volumi che vi ho mostrato sono un volume primo e un volume quarto, ma il primo volume era un volume primo tomo primo, per cui complessivamente si trattava di un'opera in 8 volumi, diciamo che stanno sulle 400 pagine l'uno, e poi prenderanno una piega molto diversa, che poi porta anche un po' forse al fallimento del progetto editoriale. La prima volta in cui ne sentiamo parlare, questa era una lista di artisti che completava un po' questa pubblicità di prima, ecco, se ne parla per la prima volta nel gennaio del 58. Io adesso vi porterò un po' di una parte di documenti di prima mano che raccontano un po' questa storia e che secondo me sono interessanti perché danno un po' l'idea di quale fosse il clima di lavoro intorno a questo lavoro, quali erano i tempi, quali erano anche i tempi previsti per un'opera comunque che nasce già in partenza molto ambiziosa. E questo è Crispolti che scrive a Balestrini. Anche altra cosa importante: queste sono tutte lettere conservate all'archivio Crispolti, quindi ci dicono che Crispolti aveva già in questa sua idea che bisognasse documentare il presente, lasciando una traccia, tiene una copia di tutta la corrispondenza in uscita.
per cui molti di questi carteggi, è bellissimo, si possono ricostruire in gran parte perché Crispolti ha tenuto le risposte in entrata e in uscita, ha fatto sostanzialmente del proprio archivio quello che dovrebbe fare un'amministrazione pubblica, quindi tenere un copia lettera della propria attività. E questo ci aiuta molto, perché l'archivio del Verdi sarebbe più difficile fare un incrocio, e soprattutto se ci basassimo soltanto sulle risposte di Balestrini sarebbe molto difficile capire qual era l'idea e soprattutto cosa pensava Crispolti di questo volume. Quanto al volume sull'informale, allego lo schema e l'indicazione dei testi, di un indice, naturalmente contando di concluderlo a Parigi, dove sarebbe andato alla fine del, diciamo, ai primi del 59. È probabile che questo elenco debba subire qualche mutamento, tuttavia non sostanziale. È importante che io sappia le condizioni di contratto dell'editore, se è in programma traduzioni o se mi lascia completamente libero su queste e simili. E qui forse l'editore non sapeva quanto fosse pericolosa questa domanda. Come termine per consegna porrei il 3 luglio del 59. Tenete i tempi, ecco, quindi vuol dire con un anno e mezzo più tardi. Ecco, c'è anche un dettaglio interessante, questa è una lettera del 30 di gennaio, 15 giorni dopo che Crispolti si laureava. Quindi in teoria dovrebbe, come dire, si laurea con una tesi che è andata avanti per molto tempo, che si sugò sull'incisione di Goya, che un po' troviamo anche in questa corrispondenza, e che un po' ritarda questo lavoro perché in realtà era già diventato un progetto editoriale anche quello, e anche quello poi non è andato in porto. Poi a un certo punto lo incontriamo. Ecco, poi a un certo punto, naturalmente, ecco, tutto questo è condito anche di altri progetti, non c'è mai una lettera specifica su un unico argomento, perché prima si parla dell'informale, si parla di contratti, e poi a un certo punto naturalmente c'è una pioggia di proposte di recensioni, recensire una mostra piuttosto che un'altra, o addirittura proporre anche dei lavori che non fa lui ma avrebbe fatto la moglie. Infatti, come dice, vabbè, due recensioni, la mostra di Richter. Poi la Drudi stessa potrebbe curare un'antologia della prima serie di Noi, rivista di arte e letteratura diretta da Prampolini e San Mignatelli fra il 17 e il 19, con poesie di Zarà, Verdi, Albert Biraud e altri. Pagine musicali di Stravinsky, articoli di Severini, De Chirico, Orazzi. È una rivista del tutto dimenticata, ma che ebbe la funzione in rapporto a Dada. Può interessare? Non c'è una risposta. Quindi questa probabilmente non interessa, non ha incontrato interesse. Teniamo conto, il 17 e il 19 si parla già di fare un'anastatica di una rivista di 40 anni prima. Quindi con tempi, per noi oggi è storia a tutti gli effetti, ma lì parliamo con una presa molto più vicina nel tempo. È come se oggi facessimo questo lavoro sui documenti degli anni 80. E poi c'è un'altra, ecco, a Pontigia, lo scrittore Pontigia. Siamo già passati un po' più in là, siamo alla fine del 58. E questo è interessante perché adesso ci dice anche che quante volte questo libro cambia titolo. Poetica dell'informale era già un frutto di una contrattazione, ma se andiamo qui a metà lettera vediamo che tutto sommato il titolo, con uno stile più crispoltiano, è un pochino diverso. Perché si chiama, cioè, il titolo sarebbe Ipotesi nuove della pittura contemporanea ed il soggetto è il rinnovamento del dopoguerra dell'informale, considerato come nuova condizione di gusto, quindi nelle sue connessioni culturali e ideologiche. Ora qui c'è un altro punto. Abbiamo visto, il primo volume parte dal 1940, ma dopo 18 anni Crispolti ritiene già che tutto sommato è il momento di archiviare l'informale, perché c'è una generazione di giovani artisti che preme già per andare oltre. E quindi Crispolti dice: non possiamo limitarci soltanto all'informale, esiste già un informale storico, ma non ci si può limitare a quello, bisogna arrivare fino a tempi molto più recenti, e quindi si deve tenere un titolo aperto. Il problema di fondo che poi si troverà in questo volume è anche quello di capire che cosa si definisce propriamente come informale, che l'informale è una galassia entro cui entra di tutto, e anche in questo libro entrerà poi un po' di tutto.
Allora, vediamo, Palestrini a questo punto risponde con delle domande molto pratiche, insomma, quando ce lo prepari, quale sarà l'ampiezza, quanti permessi di produzione e di traduzione dobbiamo chiedere. Quindi tutte domande, diciamo, c'è uno scambio da progetto e domande estremamente molto pratiche, ma d'altra parte sono quelle che bisogna prendere in considerazione, quanto costano questi libri. E allora vediamo che Crispolti risponde. Da una parte, vabbè, si è fatto fare degli estratti, per cui questa rivista apre anche verso un altro editore, che è Danny Scheviller, che è un piccolo editore milanese ma molto importante per quegli anni. Questa lettera ci dice cosa fa Crispolti nel frattempo. Ha scritto sul Verri, ha recensito la prima mostra di Pollock alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, di cui si parla nelle prime righe, e non contento di tutto questo è già arrivato al quarto numero di un'altra rivista che si chiama Notizie, che è un piccolo bollettino di una galleria di Torino, la galleria di Luciano Pistoi, e di cui in qualche modo si è fatto carico. Quindi tutto questo va aggiunta anche la direzione di una rivista, una serie di pubblicazioni, di pubblicistica e di mostre, le mostre che abbiamo mostrato prima. E poi chiede, ecco, naturalmente, diciamo, questo si intreccia anche un po' con la formazione del Verri. Il Verri è comunque la rivista diretta da Anceschi. Anceschi è uno degli esperti dei rapporti fra Novecento e Barocco, e c'è un numero sul barocco italiano che precede di poco i volumi sull'informale, e le due cose dialogano necessariamente. E poi, di nuovo, torniamo allo schema di prima. Quanto al volume sull'informale, allego uno schema sommario. Naturalmente, contando di realizzarlo a Parigi e concluderlo a Parigi, non posso darti ora maggiori dettagli, che sarebbero del resto suscettibili di modifiche. Va bene, questo l'avevamo già letto. È importante che io sappia le condizioni di contratto, programmi di traduzione e tutto il resto. E torniamo, già ci siamo spostati, siamo al 31 di luglio del 59. Ma perché è importante questo viaggio a Parigi? Perché Crispolti va a Parigi sostanzialmente per andare intanto ad allargare il proprio rapporto con critici e artisti, e soprattutto per andare negli studi degli artisti uno per uno a farsi dare i cataloghi o a fotografare i cataloghi, che sono ormai rari. Quindi va a fare il lavoro di raccolta, che poi sarà la prima base del suo archivio, ma è soprattutto il materiale su cui costruire questa antologia. E quindi, diciamo, è quello che poi faranno anche altri, quello che farà negli anni 70 Quintavalle con l'Oxac di Parma, quindi andare a raccogliere in giro dagli autori in prima persona tutto quello che si può radunare. E sempre con date che, se ci pensate, sono molto strette a questo punto, perché qui appunto siamo già qualche mese più tardi e si pensa a un lavoro che si sarebbe comunque chiuso in tempi molto rapidi. Poi un'altra nota, va bene, ancora noi, è d'accordo. Ecco, e poi a un certo punto dice: per questo sono presissimo e alla fine del mese parto per Parigi. Vorrei perciò pregarti, spiacentissimo. Vabbè, era stato invitato a fare una conferenza sull'arte contemporanea, conferenza che non fa. Però ecco, nella seconda parte dice, questo è anche interessante: andrò a Parigi in macchina, passando anche per Milano, quindi ci vediamo. Cosa da fare a Milano? Vorrei fermarmi un giorno o due anche per documentarmi su Fontana per l'articolo. Anzi, per questo o eventualmente per la rilettura della scultura Lingua Morta di Martini. Quindi vedete che queste sono di nuovo due cose. Martini è morto da una quindicina, insomma, è morto da poco, ma è già un artista storico. E tutto sommato c'è un cortocircuito. Anzi, in realtà Crispolti era quel Crispolti che aveva già progettato di fare una tesi di laurea su Martini, una tesi che scrive e non discute, e che rimane anche questa, è un lungo dattilo scritto d'archivio. Poi farà un'altra tesi, ma tutto questo gli servirà quando andrà ad avvicinare Fontana. A cosa si sta riferendo qui? Si sta riferendo a due lavori che fa in quel momento. Una è una mostra all'Attico, che è una mostra di una galleria privata, ma che Crispolti reinventa come una sorta di piccola prova di mostra antologica. Cioè, questo in Fontana era un Fontana che non, diciamo, che non era stato ancora preso in considerazione
come un artista, come un grande maestro, ma che era visto come uno dei maestri dell'informale milanese del dopoguerra. Invece Crispolti dice che no, in realtà se si deve prendere in conto un artista come lui bisogna considerare tutto. Quindi bisogna partire dal lavoro degli anni 30 e capire come in quel lavoro ci sono le premesse di quello che sarebbe arrivato dopo. E quindi come questa carrellata di immagini che parte da un graffito del 31 a una delle sculture astratte che adesso sono distrutte di quell'anno, e poi si arriva a una terracotta del 59. Quindi per mostrare anche da un punto di vista visivo quanto ci fosse una contiguità tra queste cose e quanto in fondo ci fosse anche una pluralità di esperienze che erano riassunte da un unico artista, cioè come Fontana fosse più cose contemporaneamente, quindi come Fontana del 58-59 fosse sia il maestro dei tagli, come ce lo ricordiamo oggi, sia il maestro di quelli che Crispolti chiamerà i quadri barocchi. L'articolo non è questo, questa è una mostra che prelude di poco a uno dei più importanti articoli che Crispolti scrive nel 59, e che è questo, che forse in rapporto al numero sul barocco che avevamo citato prima un nesso ce l'ha, perché quel titolo barocco viene da lì, cioè qual è quella modernità e quella lunga vita del barocco che arriva fino all'arte contemporanea e che poi può essere esemplificata appunto da Fontana. E questo sarà uno dei temi forti di questo libro, che poi andrà a costruirsi come una cronaca degli avvenimenti e al tempo stesso come un tentativo di mettere in connessione l'informale con quelli che considera i suoi precedenti e con altre esperienze del campo umanistico degli anni. Quindi come tutto questo si va a legare a quello che succede negli anni 50 e come trova anche un precedente storico, cioè di come si può leggere il barocco con gli occhi dell'informale. Questo è un tema su cui adesso torniamo fra poco. In mezzo ci sono altre cose. Qui siamo tornati al Sturm di cui si era accennato all'inizio, di cui troviamo ancora un'attestazione che poi si perde nella nebbia. Ma è divertente questo passaggio intermedio. Dice, insomma, bisogna farlo, bisogna sbrigarsi a fare questa antologia, perché questo materiale può essere utilizzato da chiunque, e sai che ora la critica d'arte contemporanea tedesca è abbastanza agguerrita e cerca anche di rivalutare appunto i fatti tedeschi. Rivalutare i fatti tedeschi. Siamo a 15 anni, a 14 anni dalla fine della guerra. Non è un'espressione neutra. E quindi, però c'è un altro aspetto che forse è più interessante in questo caso e che ci dà l'idea di questa apertura. Da una parte ci dice quanto il Verri aveva pagato la commissione di questo libro, 50.000 lire, adesso non so fare un bel conto, però non è una cifra modesta per gli anni 50. Ma la cosa interessante è che in realtà queste lettere sottotraccia ci fanno capire come da questo libro partono anche altre esperienze. Qui si citano due testi, quindi cerchiamo di avere il permesso di pubblicare qualche straccio del Prospectus Amateur de Toujours di Dubuffet e un'altra serie di testi scritti da Dubuffet. Quindi siamo passati dalla pittura di gesto a considerare che anche questo rientra nel campo dell'informale, quindi che anche quelle esperienze che sono già figurative, però c'è una modalità di approccio e di lavoro che può essere considerata informale da parte degli artisti. Ma questo ci interessa non tanto solo per un'attenzione su Dubuffet, ma perché questa occasione noi sappiamo anche Crispolti a chi fa tradurre questi testi, e questo è un effetto che produce senso anche sulla carriera di altri colleghi leggermente più giovani di lui, perché il Dubuffet che troviamo qua viene tradotto da un critico di un paio d'anni più giovane di Crispolti, che è Renato Barilli. E Renato Barilli rimane folgorato da Dubuffet, tanto che questo è un libro che esce nel 63. E anche qui è un libro di studi, come si intitola un libro di studi sull'arte contemporanea? Lo si intitola dedicandolo all'informale, ancora una raccolta di saggi, ma questa copertina ci fa capire chi è il protagonista della storia di Barilli. Ed è un protagonista che parte da questa esperienza, quindi da questo momento in cui Barilli ancora, si è laureato anche lui da poco, non è ancora sulla breccia. Crispolti era già dal 55 molto presente,
e anche molto scomodo per molti critici più vecchi, però è quello che in qualche modo butta anche nell'agone critico i colleghi più giovani, li coinvolge dentro altre esperienze. Ora, questo ci dice che ci porta verso questa progressiva apertura del concetto di informale, che sta alla base anche di questo libro e anche di un'estensione cronologica così ampia. Tenete conto che storicamente si parla di un informale che nasce nel 51, questo è un libro che parte dal 40, quindi dice che c'erano già 10 anni, e se voi aprite il volume del 71 trovate che il primo capitolo è dedicato a Picasso e Kandinsky nel 40, quindi c'è un allargamento quasi uno a uno su quelle che erano le esperienze di quel momento. Però c'è anche, qui si annida anche qualcos'altro. Sempre nella stessa lettera, dopo aver parlato, aver assegnato la traduzione di Dubuffet, e noi questo lo troviamo perché nell'antologia troviamo ancora i nomi dei traduttori, quanto al titolo, escluderei di parlare direttamente di informale, in quanto limitativo. Quindi evidentemente il titolo di partenza che avevamo letto prima già non andava. Penso a poetiche dell'arte attuale o dell'avventura otra, perché ci saranno molte novità e il quadro sarà molto ampio, cioè non di una corrente determinata e circoscritta, ma piuttosto della dialettica di diverse posizioni attuali e storicamente partendo subito dopo il 1940. Quanto l'abbiamo detto, quindi come c'è una premessa, quindi ci sono già una storia che va anticipata nel tempo, ma in realtà queste poetiche dell'arte attuale o dell'avventura oltre sottintende anche un'altra cosa, e cioè il fatto che Crispolti si sta domandando come allargare il campo fino ad arrivare alle esperienze della sua generazione, perché nel momento in cui scrive queste lettere sta organizzando una mostra che si terrà a maggio del 60, ancora all'Attico, ma una mostra che era molto più ambiziosa rispetto alle altre, questa possibilità di relazione, cioè una mostra in cui cerca di mettere a fuoco come gli artisti della sua generazione stessero cercando di trovare una strada di uscita dall'informale senza accantonarlo o come archiviarlo come un'esperienza del passato. Cioè come l'informale potesse servire ancora come metodo di lavoro anche per il lavoro di artisti che stanno cercando di tornare alla figurazione. E sta pensando a un artista in particolare di quelli proposti qui, che è uno degli artisti che seguirà poi fino al 2016, quindi uno degli artisti che frequenta più a lungo, di cui fa anche un corposo catalogo ragionato, che è un pittore bolognese che si era trasferito a Roma, che era nato come un pittore naturalista un po' neopicassiano e che progressivamente aveva capito che l'informale si poteva trasformare. Questo è un artista importante nella vita di Crispolti perché nel 58 è il protagonista di una mostra che fa un certo scalpore. Crispolti la presenta dicendo: l'informale è finito, bisogna arrivare a capire che questa è la nuova, è il nuovo modo di intendere un'arte in relazione con il presente e soprattutto in relazione con il mondo esterno e anche con le criticità del mondo contemporaneo, e che questa era la nuova strada. Molti l'avevano inteso come una sorta di atto di accusa nei confronti di Lionello Venturi, che era andato in pensione da poco dalla Sapienza e che aveva, diciamo, difeso una linea modernista dell'arte contemporanea che era basata sull'impressionismo e arrivava al cosiddetto astratto concreto, quindi a una pittura che era molto più gradevole, molto più formale. Crispolti si sta ponendo il problema che non ci può essere soltanto una visione formale, che l'arte contemporanea non è soltanto un'invenzione linguistica, ma ha un problema di contenuto molto urgente, molto militante anche da parte degli artisti. E questo aveva creato un certo scalpore, perché sembrava che tutto sommato, dice, ma no, come dire, questo è un giovane allievo, sarà un'idea di Venturi, Venturi è impazzito, e diciamo da Birolli è passato a questa pittura. Invece no, Venturi avrebbe serenamente continuato a occuparsi di certi artisti
naturalisti astratto concreti, Crispolti invece era già andato oltre e aveva capito che nel 59 bisognava fotografare una fase di transizione che sarebbe durata pochissimo, perché lo stesso Vacchi che nel 58 è così, nel 63 è un artista che è tornato a una figurazione più complessa. Crispolti, non contento, scriverà un libro su questo ciclo poco dopo, ed è un ciclo che è dedicato ai primi mesi del Concilio Vaticano II, alla sua maniera, anche in maniera molto critica e molto, anche molto polemica. Ora, a questo punto però si arriva a un momento di rottura. Probabilmente la redazione del Verri si trova di fronte a un libro che è molto più ampio e molto più complesso di quello che avessero pensato, e allora a un certo punto devono aver scritto a Crispolti chiedendogli gentilmente di ridurre un po' questo progetto. Nel frattempo erano già diventati due volumi molto grossi, appunto le immagini, 90 colori e 280 in bianco e nero, quindi erano già una certa mole. Infatti troviamo questa lettera non datata in cui Crispolti a un certo punto, ecco, non lo manda a dire. C'è caro Nanni, da quando ho avuto rapporti con il Verri, cioè dal 58, mi sono sempre battuto per la rivista, perché stimo Anceschi e l'azione che conduce, e perché ho trovato degli amici intelligenti nella redazione. Ora tenete conto che è un Crispolti che ha 27 anni, perché diciamo tutto questo è quello che Crispolti ha fatto fra i 24 anni prima dei 30, quindi molto presto, diciamo. Ho cercato di lavorare come meglio possibile, sia con i testi che con l'azione di diffusione, particolarmente nel campo di cui mi occupo, dove era meno mal nota, quindi ha fatto un'azione di promozione per la rivista. Con lo stesso libro in questione non credo di avere proposto una cosa insensata editorialmente, neppure nei termini in cui infine si è venuto sviluppando, quindi c'è già stata un po' di contrattazione. Ora non vorrei che tutto andasse per aria. Il libro deve restare ristrutturato, com'è, altrimenti meglio non farlo. Penso comunque bene di venire subito a Milano per parlarne a voce, e d'accordo. E intanto manda il progetto, quindi adesso sappiamo finalmente, diciamo poco prima, tra 60 e 61, che forma aveva preso questo libro. Purtroppo ci manca il primo foglio, quindi non sappiamo com'era il primo volume, ma abbiamo delle indicazioni sul secondo. Ecco, purtroppo abbiamo soltanto questo foglio che ci dice già una previsione di uscita: primo volume per Natale, il secondo per la metà dell'anno. E ecco, a un certo punto ci dice quali erano i problemi in corso. Intanto il secondo volume non è meno vendibile del primo, anche da solo. Comunque con questa soluzione non si perde Natale, non si rovina il libro, quindi li facciamo uscire separatamente, ma comunque non li vendiamo separati, quindi se uno compra il primo ha già comprato anche il secondo. Dovete tenere presente che editorialmente il lato più efficace, cioè illustrazioni a colori, sono state fornite gratis da me, se non erro 80 su 90. Il rapporto dunque si pone in termini diversi dalla consueta situazione autore-testo, da una parte, ed editore-libro finito dall'altra. Cioè il mio intervento concorre direttamente al valore effettivo commerciale del libro in misura del tutto inconsueta, e ciò ha un peso anche perché il libro è già richiesto nelle librerie. Quindi capiamo qual è il primo punto problematico di questi libri, che forse è uno dei temi di tutta l'editoria d'arte, cioè le illustrazioni costano e costano troppo. Sono anni in cui troviamo anche delle lettere in cui gli artisti litigano fra di loro su chi ha diritto ad avere una riproduzione a colori e su chi paga i cliché per fare le riproduzioni, per cui, come dire, il fatto che dice 80 su 90 ve le ho comprate io significa, come dire, è molto significativo. Significa, da una parte, il critico quanto credesse in questo progetto al punto di investirci anche del proprio, e dall'altra ci dà l'idea di qual era, diciamo, di quali sono i problemi, problemi che non sono solo di questo libro, sono di più o meno di tutta l'editoria. Ecco, e poi questo invece va più nel merito, cioè dice: intanto io non sono soltanto un autore che ha fatto il suo testo e poi arrangiatevi, fate voi sul resto, dice, ma mi sono impegnato
a tutto campo sulla progettazione di questo volume. E quindi io non sono disposto, questo è il punto terzo, a rovinare un lavoro che mi ha preso dalla fine del 58 e fra l'altro mi ha fatto rimandare un impegno importante su Goya con il saggiatore. È stato un pazzesco lavoro di organizzazione per avere quei cliché a colori, per avere le foto per i bianchi e nero, come per avere i testi, ed un altro lavoro di grossa mole per tradurli. Ne ha tradotti credo la metà. Ho avuto un'infinità di spese che certo pareggiano almeno l'anticipo ricevuto, quindi ci dà l'idea anche quanto. Ora mi si chiede di distruggere tutto, non solo, ma di far uscire un volume monco incompleto proprio quando l'impresa sta per essere conclusa. Ora, il Goya era un altro libro che invece di cui sappiamo pochissimo, che era diventato la tesi di laurea di Crispolti, perché inizialmente le edizioni del Mulino e poi il Saggiatore gli avevano commissionato un'edizione dei Capricci di Goya. E Crispolti aveva capito, era andato a Madrid, aveva cercato, aveva studiato le incisioni, aveva cominciato a costruire, a imbastire un apparato filologico in cui vedeva tutti gli stati di questa edizione, finché non divenne un lavoro talmente costoso che il Saggiatore rinunciò a farlo. Quindi anche questo è un libro di cui in parte possediamo il testo, ma che a un certo punto si arena. La cosa interessante però, allora, ma questo secondo volume così problematico, che problema aveva? Cioè, qual era la cosa di questo volume che non convinceva probabilmente la redazione del Verri? Ecco, che in questo, intanto che poetica dell'informale, vicende, caratteri e relazioni, il problema sono queste ultime, sono le relazioni. E cioè il fatto che da una parte ci sono, soprattutto ecco, quelli che qui troviamo come capitolo 5 e capitolo 6, in particolare il capitolo 5, cioè precedenti e relazioni. E cioè la domanda era di quanto l'informale appunto diventi una maschera, un modo di leggere sia l'arte del passato e sia le altre esperienze del campo umanistico del presente. E cioè questo era un testo, diciamo un capitolo, che poi diventerà un libro autonomo, quindi diventava il volume terzo del progetto del 71, che cercava in qualche modo di trovare intanto dei predecessori. Quanto c'è di informale nella pittura barocca, quanto c'è nella scultura gotica, quanto si può leggere con una sensibilità informale l'arte dei pittori primitivi. E dall'altra, e questo è ancora più ardito, e Crispolti lo se ne rendeva ben conto, quanto informale si trova nella filosofia e nella letteratura del nostro tempo. Quindi quanto ci potessero essere dei sintomi di una sensibilità informale anche negli scrittori. Questo è una qualcosa che Crispolti aveva fatto in prima persona, perché nel 59, quando aveva pubblicato il suo primo lungo saggio su Alberto Burri, questo saggio si era aperto con un lungo passo di un romanzo di Sartre. Era proprio dicendo che dentro questo romanzo c'era qualcosa che rendeva bene l'idea del clima di quel tempo, e quindi che poteva aiutare a capire quanto ci potesse essere una sinergia fra queste due cose. E cioè che questa pittura, che si poteva leggere anche in termini di paesaggio, avesse la stessa tensione intellettuale di un libro, in quel caso era un romanzo che si chiamava La morte dell'anima, romanzo degli anni 40, pubblicato nel 57 in traduzione italiana, e che si apriva proprio con un'immagine quasi apocalittica, che poteva avere un corrispettivo visivo in questi quadri. Ora, questa è una parte di cui Crispolti qualcosa ha scritto e alcuni paragrafi li lascerà da parte, però noi abbiamo in archivio il datilo scritto dell'introduzione a questa sequenza di riflessioni sulla filosofia e sulla letteratura. E infatti a un certo punto dice: se nell'ambito di riferimento sempre avanzati, con la sottintesa dimensione di una notevole distanza, come nel caso dei precedenti, era in certo modo possibile cogliere più direttamente nel segno, adducendo appunto tali fatti, pur quasi sempre su indicazioni di poetica di artisti o critici informali, quali precedenti del movimento recente qui studiato, nel caso delle... Momento. È una prosa più complicata quella di Crispolti, eh? Forse non ve ne ho mostrati molti esempi, ma c'è
C'è una caratteristica della critica di allora, anche per una scrittura un po' verbosa, con frasi molto lunghe, molti incisi e anche con un ritmo costante di tenuta del testo, un ritmo che molto martellante e a un certo punto anche molto impegnativo da leggere dopo un po'. Sostanzialmente sta dicendo che per i precedenti più o meno si può andare un po' a macchia di leopardo, ci si può basare sulle dichiarazioni degli artisti stessi. Cioè gli artisti che hanno detto quali sono i maestri in cui si sono identificati, allora andare a ricercare cosa si poteva vedere in Rembrandt piuttosto che nella, diciamo, in altri maestri di tutta la storia dell'arte, cioè cosa potevano aver visto con gli occhi dell'informale dentro altri artisti. E quindi qualche cosa che necessariamente doveva rimanere frammentario. Mentre invece il caso delle relazioni doveva portare a un'analisi un po' più recente, un po' più serrata, perché dice sono espressioni dello stesso tempo, verbali o visive. E quindi allora bisogna fare una, come dire, c'è una contemporaneità in cui ritiene che si possa legittimare trovare delle affinità, anche a prescindere da quello poi che magari erano le inclinazioni e i gusti degli scrittori stessi che venivano presi in esame. Infatti lo dice, nel caso delle relazioni non solo l'estendersi dell'arco dei fatti provoca un certo diradarsi dei riferimenti, ma questi riferimenti stessi autorizzati, cioè appunto quell'elemento documentariamente inoppugnabile, il primo dei due di cui si diceva all'inizio del presente capitolo, che sono le indicazioni dirette o indirette fornite dagli esponenti stessi della poetica informale, artisti e critici appunto. Tali riferimenti dunque coglieranno solo aspetti parziali, magari episodi dei fenomeni culturali, delle posizioni e delle opere alle quali rivolgono la loro ipotesi di relazione. Ecco dunque che ci si viene a muovere ora, in questa seconda e terza parte del capitolo, su un terreno ben più difficoltoso, irto di problemi, e facile all'errore, all'illazione improbabile, alla forzatura dei fatti originari. Quindi si domandava quanto fosse legittima questa operazione, si rende conto che poteva essere soggetta a critiche, ma a un certo punto dice che si poteva provare. E quindi prova, alcuni di questi capitoli li abbiamo. Sono capitoli fatti sostanzialmente da una cucitura di lunghe citazioni. Quindi scegliendo, dopo un'operazione di selezione sui testi, tutti quei brani che potevano mostrare una sensibilità informale. Non erano finiti i problemi, quindi qui siamo già a settembre del 61 e troviamo che ci sono altri problemi molto più pratici. Il primo era un problema di metodologico, il secondo lo leggiamo a metà. Il Leo che è Paolazzi, quindi l'editore, non vuole mettere la bibliografia che renderebbe il libro troppo grosso, troppo caro e troppo ritardato. Sarebbe molto utile che tu potessi venire a Milano molto presto per discutere dei fatti, difatti i particolari, e definire. Meglio se riesci a venire, vabbè, insomma, va avanti la lettera. Ma il problema è che non vogliamo, cioè, di non mettere la bibliografia, che può sembrare una richiesta assurda. Se non fosse, ecco, io non vi so dire quale fosse lo stato di questa bibliografia a data 1959, ma il documento che c'è nell'archivio Crispolti della bibliografia di questo volume sono 8 scatole, occupano più o meno un metro lineare di carta velina compressa, molto pressata. Quindi sono una quantità di materiale, diciamo, è un repertorio ricchissimo e complicatissimo. Io ve lo faccio vedere, e soprattutto avevo un altro problema di redazione che troviamo nel libro del 71 e che sicuramente Crispolti aveva già in mente allora. Ecco, i fogli di cui parlavo prima sono un metro lineare di fogli così, quindi di, come dire, pagine di bibliografia che sono state battute a macchina, ritagliate in piccole striscioline e rimontate secondo una sequenza cronologica. E fin qui tutto sommato è, come dire, da una sensibilità artigianale a questo lavoro, però capiamo quello che tutto sommato è un espediente che aiuta il critico a non riscrivere tutto, è tutto il lavoro che si demanda alla composizione. Quindi
come dire, probabilmente Paolazzi dice di non voler farlo perché si trovava un lavoro massiccio da comporre. Ma soprattutto c'è anche un altro fatto. Se voi vedete, tutte, questo è un pezzetto di un'aggiunta, quindi vedete c'è questo, questa X che dà l'indicazione di dove queste tre voci andassero inserite nel foglio precedente, ma soprattutto ci sono queste sigle. Allora, Crispolti aveva messo a punto, come fa poi per i cataloghi ragionati, tutta una, come dire, un sistema di abbreviazioni, cioè per non avere, per alleggerire il repertorio delle note, aveva invitato tutta una serie di abbreviazioni da mettere in relazione nelle note del volume, rimandando al fatto che poi ci sarebbe stato un volume di bibliografia finale, quindi che avrebbe sciolto tutti questi, tutte queste indicazioni. Il problema è che se l'opera fosse andata, se fosse andato tutto a posto, come dire, sarebbe stato un po' macchinoso, ma sarebbe stato fattibile. Il problema è che se prendete le note del volume del 71 vi trovate, come si vede, in C sesto 7, e da lì non, come dire, sembra una battaglia navale, insomma, non si capisce più niente. E, però dà anche un'idea tutto sommato di come funziona di come funzionava e come era organizzata la testa di Crispolti. Cioè Crispolti nel momento in cui scriveva un capitolo faceva già un rimando a un volume che ancora non c'è, ma in quel volume risponderà a questo numero e a questa dicitura. Quindi c'era un lavoro di coordinamento che ci fa capire perché anche nel disordine che vi ho mostrato all'inizio riuscisse un po' a mettere, come dire, a raccapezzarsi. Certo, era qualcosa che faceva impazzire i redattori, perché questo è un foglio composto, molto annotato, anche con queste fascette che devo dire esteticamente è molto bello da vedere, sembra una pagina verbovisiva, ma forse è da notare la data, quindi questa adesso è una pagina, non ricordo più di che anno, però bozza consegnata 4 settembre 67, quindi come dire, noi abbiamo dei pezzi di questo libro già composti che ci dicono, che ci danno una data entro la quale certi pezzi di questo libro sono stati scritti, e noi vediamo che a un certo punto, quando questo progetto progressivamente negli anni 60 è cresciuto, i due volumi sono diventati 8 e noi abbiamo i primi tre volumi completi, due pubblicati e uno non pubblicato, e abbiamo una serie di pezzi degli altri volumi, anzi in buona parte, credo i primi quattro sono completi. Ecco, abbiamo ancora appunto queste pagine con queste indicazioni. A questo punto, ecco, come si, diciamo, entrando un attimo dentro questo volume, capite, è una macchina molto complessa alla fine. Poi Crispolti ha sempre detto che aveva una grande capacità intanto di far lievitare i suoi progetti e quindi a un certo punto di riuscire a portarli a una dimensione tale che poi andavano a finire così, perché questo è un caso esemplare in questo senso. Ma anche le raccolte di scritti di Crispolti stesso, vediamo, abbiamo raccolte che sono state composte, corrette e non arrivano a stampa. Abbiamo una monografia su Giacomo Balla del 65 molto nutrita che a un certo punto si arena, o avremo, diciamo, non molto dopo questo volume, avremo un altro libro importante, si chiama Arti visive e partecipazione sociale, che è un libro che uscirà alla fine degli anni 70 dando conto dell'esperienza militante dei collettivi di base negli anni 70 e che esce come volume primo, in previsione poi di una sorta di diario permanente che avrebbe dato conto anche diciamo di tutta una serie di esperienze successive. In archivio ci sono il volume secondo e il volume terzo. Io spero prima o poi di riuscire, alcune di queste spero di riuscire a rimettere in ordine, ma insomma dà l'idea di un lavoro che si muove in pochi anni anche su fronti diversi anche, e fa dialogare anche esperienze tra loro molto diverse. Allora, alla fine noi ci rendiamo conto poi di tutto questo, di quanto fosse complessa questa macchina, ed è quello che poi ci permette anche di ridentificare in archivio alcuni dei pezzi del libro, soprattutto delle parti mancanti, perché dopo l'uscita
cosa si fa a un certo punto, una volta che sono usciti questi due volumi, volume primo, tomo primo e volume quarto? Crispolti fa una cosa che fa molte volte negli anni 70, cioè organizza, scusate, questa è ancora con un'altra pagina di quel tipo di prima, organizza una mostra, fa una mostra, vediamo in basso a sinistra, nell'ottobre del 73 alla Galleria Blu, che era un'importante galleria milanese, la galleria che a un certo punto aveva avuto a contratto Lucio Fontana, e pubblica in quell'occasione un fascicoletto di presentazione, come dire, una sorta di piano editoriale, con tanto di... ecco, poi ci arriverei... no, me la sono persa... vabbè, con tanto di cedola comunque, quindi c'è anche la cedola di pagamento. Vediamo che tutto sommato cosa è cambiato e che cosa è rimasto dal numero, dalla pubblicità che avevamo trovato sul Verri. Il sottotitolo è rimasto più o meno lo stesso, anche come grafica. Il libro alla fine ha avuto il suo titolo definitivo, che è L'informale storia e poetica. Ecco, scusate, questa era la cedola di prima, e in fondo, diciamo, era rilegata dentro questo fascicolo, c'era la cedola che si poteva ritagliare per la prenotazione del volume. Pensandoci a posteriori era un azzardo, perché tutto sommato ci si impegnava già all'acquisto anche di tutti i volumi che poi sarebbero dovuti uscire. Infatti dice: prenoto un numero di copie. Questo è qualcosa che è abbastanza frequente nell'editoria d'arte, il fatto che una persona sola compri anche più di una copia, di un esemplare della stessa opera, in 8 volumi al prezzo speciale di lire 100.000, IVA compresa e franco di porto, va bene, poi sotto una serie di indicazioni su come comprarlo a rate o in un'unica soluzione, insomma, quindi è un dato molto economico. E alla fine, ecco, qui troviamo, come dire, siamo un punto di sintesi di questa esperienza. Crispolti a questo punto, scusa, la vendita dell'opera avviene per prenotazione complessiva, non essendo prevista la vendita dei singoli volumi, e sappiamo quanto hanno, come dire, quanto sia stato travagliato questo tema, se si potevano vendere separatamente o meno. Il prezzo delle... va bene, insomma. E poi le modalità sono le seguenti: servendosi della cedola di prenotazione qui unita, il lettore prenoterà appunto l'intera opera, ricevendo poi i singoli volumi franco di porto, a cominciare dai primi attualmente ultimati e seguendo il ritmo delle successive pubblicazioni, la cui ultimazione è prevista entro il 74. E in realtà poi penso che Crispolti sapesse benissimo che alcuni pezzi di questo libro ancora non c'erano, quindi era già una previsione, come dire, di lavoro molto serrata su tutto l'insieme. Infatti vediamo che, ecco, sostanzialmente erano diventati 5 volumi, salvo che i primi due sono in 3 tomi addirittura, quindi era ancora più complesso. E vedete che quelle caratteristiche, questo volume terzo, cui io sono particolarmente affezionato, queste caratteristiche e polarità precedenti in relazione, è diventato un volume autonomo. Quindi quello che inizialmente doveva essere un capitolo di questo libro, alla fine è diventato un libro consistente, scritto per metà. Un motivo per cui sono affezionato è che il progetto era, con Crispolti avevamo il progetto di completare questo libro, facendo un elenco dei capitoli mancanti, e alcuni li avrebbe fatti lui, alcuni indegnamente li avrei fatti io, ma comunque è andata diversamente, forse non era neanche fattibile. Però diciamo, ecco, vediamo, abbiamo una indicazione, abbiamo un indice dettagliato di quello che c'è, un indice dettagliato di quello che manca, e già ci dà un'idea anche dell'ampiezza. Siamo al 71 e abbiamo già uno sguardo che va oltre quello che ancora oggi studiamo quando si studia la storia informale, cioè non è soltanto europeo e americano, ma a un certo punto, vabbè, vediamo i paesi, vediamo, c'è Parigi, c'è l'Italia, c'è l'Inghilterra, ci sono i Paesi Bassi, la Scandinavia, la Spagna, l'Europa orientale, e un piccolo capitolo autonomo sulla Svizzera. Questo, come dire, forse vale la pena di riflettere. O poi l'America,
e America intendendo che non è soltanto gli Stati Uniti, ma Stati Uniti e Sud America, quindi dentro una, diciamo, c'è una visione geopolitica anche dentro questa organizzazione. Ecco, un'organizzazione questa ancora molto, molto di riassunto. Se si prendono il volume del 71, in realtà si vede che questi indici sono molto più analitici paragrafo per paragrafo. E nelle stesse note in cui troviamo l'indicazione alla bibliografica abbreviata in quel modo, troviamo anche ogni tanto delle note in cui Crispolti dice: questo tema sarà approfondito nel volume terzo, nel paragrafo sesto. Il che ci dice che tutto sommato, come dire, c'era una programmazione di tutto questo insieme, c'era già un indice che era estremamente di dettaglio, perché poi si andava a cercare, in certi casi ho provato a cercare il paragrafo in oggetto, e il paragrafo in oggetto non c'è. Però sulla previsione che ci sarebbe stato c'era già l'idea che questo non fosse un racconto, come dire, in cui non si sarebbe dovuta sentire la stratificazione, il tempo che passa, ma doveva essere, diciamo, una sorta di congegno molto complesso in cui tutte le parti dialogavano reciprocamente fra di loro, da un volume all'altro, quindi sempre con questo ottimismo che sarebbe arrivato in porto in tempi così brevi. E così vediamo anche a questo punto, si arriva a questo volume terzo e si vede quanto fosse anche questo estremamente di dettaglio. Quelli che adesso qui vedete con una sorta di come dire, di estratto di nomi, in realtà ciascuno di questi sarebbe stato un capitolo. E poi si arriva all'antologia, che è questa famigerata antologia di partenza, che è diventato il volume quarto che è pubblicato, e la bibliografia di cui parlavamo prima, che era, diciamo, quel metro lineare di carta che vi ho mostrato prima. Solo due battute ancora sulla, appunto, su questo terzo volume, e percepiamo che ha un'importanza crescente, perché nelle prime battute di questo fascicolo di presentazione, quindi la prima pagina che vi ho mostrato, Crispolti dà questa definizione di informale. Cioè, informale è il termine critico che ha finito per imporsi maggiormente nella definizione complessiva di un fenomeno espressivo molto ampio, che ha investito le arti figurative mondiali negli anni 40 e 50, con epicentro nei domini della pittura e della scultura, e qui epicentro nei domini della pittura e della scultura, ma con concordanze e conseguenze nell'architettura e nel design, come nello spettacolo e persino nella musica. Un fenomeno che d'altra parte ha una profonda consonanza letteraria sia in Europa sia in America, fondata su analoghi presupposti ideologici e filosofici. Ecco, quindi sostanzialmente qui capiamo la centralità di questo volume, che era nato dall'inizio e che poi progressivamente è cresciuto. Questo non era il volume per come era inteso all'inizio degli anni 60, perché poi vediamo che questo sì è cresciuto con le esperienze di quel decennio, perché qui le caratteristiche e polarità fanno un riassunto teorico di quelli che sono i temi dell'informale. I precedenti, tutto sommato, alcuni potevano essere anche, diciamo, prevedibili, soprattutto il manierismo, il barocco, le arti primitive, le arti barbariche. A metà qua vediamo che c'è il surrealismo. C'è un capitolo su Klee che forse non avremmo mai immaginato di leggere in chiave informale, ma se prendiamo l'informale di Barilli troviamo che il primo capitolo, il primo saggio di quella raccolta è un saggio sulla pittura di Klee. Quindi evidentemente c'è un momento in cui ritroviamo un pittore in quegli anni, un pittore che Crispolti espone all'Attico, che fa un omaggio a Klee in chiave informale. La parte interessante, ecco, di questo è il capitolo 5. Gli altri sono d'accordo, queste relazioni filosofiche sono con sostanzialmente quei filosofi su cui si è costruita la strumentazione critica della sua generazione. Di questi il capitolo su Husserl mi pare che ci sia, quello su Heidegger sì, quello su Sartre per esempio non c'è. Quindi anche questi, alcuni ci sono, alcuni no. Alcuni erano anche già stati pubblicati a parte, come quello su Reich. Quello che ci fa capire come si è evoluta questa storia è che arriva a prendere in considerazione anche quello che è successo dopo.
Per cui vediamo queste ipotesi successive, cioè qual è stata l'eredità dell'informale. E sostanzialmente qui si adombra l'idea che tutto sommato l'informale è un metodo di lavoro che ha accompagnato e offre degli strumenti di lettura per tutte le esperienze successive. Per cui troviamo il New Dada, il nuovo realismo, e va bene, possibilità di relazione ai suoi svolgimenti, quindi la mostra del 60, l'evoluzione dell'action painting, la componente informale del pop art, questo è abbastanza, anche qui è anche un'idea di pop art molto, molto personale e anche molto eccentrica e polemica rispetto al pop art come lo intendiamo oggi, la nuova figurazione, e poi le ultime due, la grande antitesi, dal rilancio del cromopetismo all'arte cinetica, le strutture primarie, cioè tutto quello che con tutta la buona volontà non si può apparentare a questa vicenda, però per contro la componente informale nell'arte povera, cioè come si potesse leggere anche il lavoro, in parte tenendo conto che artisti dell'arte povera erano nati con l'informale. Mario Merz nasce come pittore informale. E allora la domanda è, ma quando comincia a fare gli igloo, si è dimenticato di essere stato un pittore informale? Probabilmente, ecco, diciamo, in polemica con la critica di allora e con chi erano i maggiori sostenitori dell'arte povera, sì, forse sì, questa esperienza andava dimenticata. Crispolti dice no, in realtà c'è una continuità. E forse, ecco, devo dire, questo sull'arte povera è il capitolo che mi dispiace di più che non sia stato scritto, perché questo è uno di quelli che, diciamo, ecco, in questo programma è uno dei capitoli che Crispolti nel 18 pensava di scrivere, come pensava di scriverne uno anche sul design informale, che non, probabilmente, ecco, sono quei capitoli che, mancato lui, è difficile immaginare come sarebbero stati strutturati. E la finiamo con una battuta, sempre da questa introduzione, che ci dice a un certo punto perché, alla fine, perché questo impegno così costante su un movimento come questo. E che è una, diciamo, una riflessione che all'inizio degli anni 70 è anche qui una sorta di presa di posizione, di colpo di coda nei confronti della, diciamo, della critica, dei critici e delle posizioni militanti della sua generazione. Cioè nel momento in cui c'era una critica che riteneva che l'informale fosse sostanzialmente qualcosa non più tanto di moda, in realtà Crispolti rispondeva che l'informale in realtà era quello che ci faceva capire tutto quello che era successo dopo, perché era un'esperienza tutt'altro che archiviata. Radice dell'informale è una profonda partecipazione esistenziale, soprattutto in Europa, e pragmatistica, soprattutto negli Stati Uniti d'America. L'immagine non è più un termine di elaborazione concettuale, ma è un segno, una figura, un gesto realizzati nello spazio stesso del nostro esistere quotidiano. Non è dunque più un alibi immaginativo, bensì una presenza esistenziale, una presenza che attesta di un momento dell'esistere del suo autore. Ogni opera è un interrogativo ontologico, come in diversi artisti europei, oppure confidente in una sorta di osmosi organicistica universale. Qui si pensa alle opere di Bacchi, che l'ho mostrato prima, come in certi artisti nordamericani, però non solo in quelli. L'informale non intese dunque proporre una nuova grammatica né una nuova sintassi formale, bensì riportare la condizione di figurare ad una primaria necessità d'esistenza, al grido, al palpitare e sussultare del corpo del suo protagonista. Quindi un'arte che non è soltanto, come dire, che si sporca le mani con la vita e con le criticità e con le tensioni della vita contemporanea. E questa era una posizione rispetto a una serie di critici che invece avevano sposato delle posizioni molto più agide, molto più programmatiche, molto più formali. Cioè l'informale ha una sua attualità e non è stato superato dall'arte programmata o dalle altre esperienze concettuali che sono venute dopo. E qui questo comporta anche un'idea di un modo di intendere il lavoro dell'artista e il lavoro del critico. Cioè il lavoro dell'artista è quello che fa i conti, che si mette in relazione con il presente e fa una sorta di
messaggio d'allarme nei confronti del proprio tempo. Non è qualcosa che si, come dire, di alienato e di indifferente nei confronti del mondo esterno. E infatti è stata dunque una grande forma di realismo, nel senso che ha riportato l'uomo sulla terra, nella terra, ad una condizione prenozionale, ove la materia primaria germina corpi e cose, prima ancora che siano appunto nozionalmente distinguibili. È stata una svolta radicale nei decenni centrali del nostro secolo, e parecchie ipotesi degli anni 60 e 70 ne hanno portato e tuttora ne portano il segno, dalla nuova figurazione alla stessa arte povera ed oltre. Ecco, questo è, penso che sia un riassunto molto intenso di quali sono i problemi, di qual è il messaggio anche di un'opera di questo genere. Questo ci riporta forse a come studiare l'arte contemporanea, che riassume un po', tira le fila di quello che metodologicamente Crispolti ha provato a esemplificare e che questo libro credo mostri abbastanza bene. E cioè il fatto è che non si può fare un'arte, come dire, quest'opera che cresce fino a una misura incontrollabile sostanzialmente, è un tentativo di restituire nella maniera più precisa possibile il quadro del presente. E cioè sostanzialmente che non si può fare una storia dell'arte che sia fatta solo selezionando una serie di maestri e isolandoli da tutto il resto, ma che bisogna cercare di avere una mappatura che sia il più possibile strutturata, che sia il più possibile completa, e sostanzialmente che sia con quello che Crispolti chiamerà uno sguardo, lo chiamerà così poco dopo l'uscita di questo libro, uno sguardo orizzontale. Cioè uno sguardo in cui non è verticistico, in cui non è importante o non è primario fare soltanto una gerarchia di qual è il canone degli artisti che contano, ma di capire quali sono le relazioni fra gli artisti e di capirlo dentro questa che io credo che sia ancora un punto fondamentale, ed è un punto che bene o male Crispolti ha difeso per tutta la vita, anche di fronte alle critiche, alle censure che Crispolti ha subito da parte di molta, diciamo, anche del mondo accademico del suo tempo. Quindi di come diciamo tutto questo significava non soltanto una scelta storiografica, ma che la scelta storiografica aveva anche un impegno militante e morale, perché l'idea di uno sguardo orizzontale, e l'esperienza degli anni 70 poi lo spiegherà molto, in maniera molto esplicita, significa il fatto che il lavoro globale sulla storia dell'arte e lavorare in senso orizzontale significa intendere il proprio lavoro come un lavoro democratico. Ecco, grazie. Di essere andato più lungo. No, siamo puntuali, anzi grazie mille veramente per questo racconto così interessante su questo progetto ambizioso, ma allo stesso tempo così significativo anche per noi giovani studenti di storia dell'arte. E niente, allora chiedo se ci sono curiosità, domande, ce n'è già una. Sì, io ero curioso di sapere, avendo adesso il primo e il quarto volume anche ripubblicati in anastatica, forse il primo volume che andrebbe pubblicato anche per completezza è quello della bibliografia, che oltre ad essere utile come regesto anche per lo studio attuale, è anche utilissimo per comprendere i primi due, sì, che senza riferimenti bibliografici sono spesso anche difficili da leggere. No, allora, i due volumi nell'edizione del 18 no, perché su quello Crispolti, diciamo, il ritardo di questa riedizione recente era dovuto al fatto di dover... Cioè, Crispolti si era rassegnato al fatto che dovessero diventare dei volumi autonomi, quindi non erano più il primo, il secondo, il terzo, ma erano 8 volumi separati che raccontavano delle storie, quindi lui aveva cominciato a sciogliere quelle sigle bibliografiche volume per volume, per cui il volume che si vede, diciamo, quello ancora disponibile per quei testi, ha risolto il problema. E poi sì, c'è stato un progetto di collazione di questa bibliografia, se ne sono occupati Claudio Zambianchi e Maria Schiaffini alla Sapienza a Roma, però ecco, hanno cominciato nel 2017, quindi come dire, io ci ho messo un mese a fotografarla tutta,
Per cui sulla base di quelle foto fatte allora c'è un gruppo di lavoro che ci sta lavorando. La cosa impressionante è che tutto questo lo possa aver pensato e tenuto insieme una persona sola. E che non si dedicava comunque soltanto a questo, perché nel frattempo comunque ha fatto, diciamo entro il 71 ha scritto una monografia su Balla che non pubblica, ma ne ha scritta una su Cagli che viene pubblicata, ha organizzato un ciclo di mostre con l'ambizione di creare una sorta di, di biennale che si poteva fare in estate in Abruzzo, che è Alternative Attuali, una mostra che si tiene all'Aquila fra il 62 e il 68. E poi soprattutto, ecco, adesso su questo ho tagliato un po' velocemente, ma dentro queste lettere sono molto divertenti perché c'è tutto un elenco di buoni propositi e praticamente qualsiasi saggio rischiava di diventare un libro. A un certo punto si parla di fare un libro su Pollock dal saggio che è scritto nel 58, quindi c'è una produzione e abbiamo una serie di progetti, di libri. Io credo, ecco, quello che tiene insieme tutto questo è il fatto che ci fosse non soltanto, va bene, un critico con delle idee molto nette e molto determinate, e questo mi sembra che si veda, con un'attività anche di polemista che va in parallelo a questo, perché ci sono una serie di articoli che dal 57 in poi non le mandano a dire a nessuno, ma allo stesso tempo c'è una, come dire, c'è una grande capacità, e questa è molto rara negli storici dell'arte, di progettazione editoriale. Cioè Enrico è, lo dimostra già adesso e lo dimostrerà poi in seguito, è un grande capocantiere, cioè uno che sa coordinare e fa dei grandi progetti, alcuni poi diventano talmente ambiziosi che poi finiscono, come dire, per cozzare con le esigenze economiche dell'editoria, però c'è una, come dire, ci sono, noi troviamo delle lettere dettagliatissime ai collezionisti, ai critici, in cui gli spiega come si costruiscono, come costruire una monografia e anche come costruire una collana di monografie. In mezzo a tutto questo, ecco, tra queste lettere, fra una, come dire, fra una discussione e l'altra su come fare l'informale, ogni tanto esce che si potrebbe, che il Verri poteva farsi come partner italiano di un'edizione tedesca, no, scusate, di un'edizione statunitense di monografie sugli artisti contemporanei. Quindi dice, voi potreste tradurre le monografie sugli americani e produrre delle monografie sugli europei, e poi si candida per farne almeno un paio, e non sappiamo bene le risposte, non abbiamo, paradossalmente, pur avendo un 500 metri lineari di archivio, non è rimasto tutto, quindi alcune di queste storie non siamo in grado, per approssimazione riusciamo a capirle, ma non si riescono a ricostruire tutte. Però ecco, diciamo, io ho cercato di mostrare come anche tutte queste esperienze esterne in qualche modo concorrono e alla fine si intrecciano sotto traccia con questo volume. Quindi questo, ecco, forse, ecco, diciamo, rispetto ad altri che sono stati altri libri di questo ciclo, questo non è un classico della disciplina, ma è un caso esemplare di metodo, e forse è quello che questo metodo lo esprime meglio. E quindi è in quello che conta per la scrittura, ma conta anche e soprattutto per l'esempio, perché io credo che comunque, al di là poi di quelle che possono essere le idee, al di là anche delle difficoltà che ci sono dentro questa storia, io ci provai a un certo punto a capire come si poteva fare un capitolo su Camus e l'informale, e lì mi rendevo conto che cominciavo a capire che cosa poteva averci visto Crispolti in certi romanzi, però qualcosa che già faceva parte della cultura di un uomo di quegli anni, che forse è il motivo per cui rende questo volume, questa, come dire, questa storia una grande incompiuta, e che ormai, come dire, si può salvare per i frammenti che ci sono, ma deve rimanere incompiuta. Altre curiosità, domande? Due domande. Chi è Lanceschi che è nominato nelle lettere? Luciano? Luciano Lanceschi, sì, sì, sì. Sì, no, sì, io l'ho citato come linguista, ma... Sì, 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 come linguista, studioso di estetica, ma d'altra parte Lanceschi ha avuto un figlio artista, e quindi, come dire, è anche un nipote artista, quindi ha, sì, è un linguista, ma è un linguista che ha una...
come dire, che aveva una visione molto più ampia, per cui là il Verri tiene insieme un po' queste anime. No, ci sono diversi Anceschi in giro e quindi mi chiedevo... No, è lui, sì, sì, la sua biblioteca ora è presso la Regione Emilia Romagna. Sì. Ha preso tutto ciò che era nel suo appartamento, quindi credo ci siano anche le sue carte. Le sue carte, sì, il problema è che certe carte non sono, come dire... Certi rapporti non li tiene lui. Sì, sì, sì. Io qui ho due, sì, qui ci sono tre o quattro lettere di Anceschi in tutto questo. Il resto è di un po' in anni Balestrini, a un certo punto compare Contigia. E io adesso in questo momento non sono in grado di sapere quanto, come dire, quanto si accentrasse nell'archivio di Anceschi e quanto ognuno si tenesse le proprie carte. Ecco. Quindi... Poi volevo chiedere sul successo editoriale di questa cosa. Cioè, questi libri hanno venduto o no? Sappiamo la tiratura. Allora, sulla tiratura adesso non... 100.000 lire è un prezzone. Costa un occhio della testa, cioè, allora, che... Il problema è che col 73 comincia l'inflazione con l'OPEC e tutto il resto, e quindi bisogna avere un... calcolare una data molto esatta. Sì, e infatti è per questo che va male. Stiamo parlando di qualcosa un po' meno di un migliaio di euro. Sì, sì, sì. Siamo in quei paraggi. Sì, sì, sì. Beh, adesso una notizia non so quante persone siano disposte a tirar fuori soldi per una roba del genere. Questo è il problema di fondo, perché si fa un libro per il pubblico, ma quando ce lo possono permettere i collezionisti. Però questo è un problema che forse è un problema di fondo anche dell'editoria d'arte di questi anni e degli anni precedenti, che è il problema delle riviste di 20 secolo, di Arte aujourd'hui, sono riviste che si vedono nelle gallerie d'arte. Sì, 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 sì. Ecco. È un'editoria particolare, ma... Molto particolare, molto sommersa, anche se in realtà lo stesso Verri probabilmente non se la passava tanto bene, perché c'è una lettera in cui a un certo punto si dice... Si dice a Crispolti, ricordati che non hai rinnovato il tuo abbonamento, quindi autore che scrive ma si abbona, e mi raccomando faccene fare almeno altri due o tre. Sì, sì, sì. Ecco, quindi c'è questa fatica che... Certo, diciamo, forse se, diciamo, ecco, se Giulio Einaudi in quegli anni ha provato a fare dei libri d'arte, ha rinunciato subito, il motivo è questo. No, per cui, come dire, ecco... io penso questo va visto, ecco, qualche cosa, ecco, che mostra forse anche la difficoltà talvolta del mondo artistico di uscire da quella che è un'editoria strettamente legata al proprio pubblico, e questo è un problema costante di tutti i libri d'arte, insomma, da che parte arriva il problema dei cliché. Queste sono lettere divertenti in cui si parlano continuamente di queste, le lettere con gli artisti, di chi fa i cliché, di chi li paga, di come se li passano, come dire, attraverso la posta, e questo è un problema di fondo. La prima edizione è con le immagini incollate. Ecco, quindi, ecco. E molte probabilmente, io credo che quello che nelle lettere non si dice, ma sotto traccia, probabilmente qualcuno dei collezionisti che l'ha comprato si intuisce. Perché certe opere, magari di Capogrossi piuttosto che di altri artisti, sono indicate, come dire, non Capogrossi generico, ma quello della collezione di Cavellini piuttosto che di un altro. E a quel punto forse, da una parte sì, forse sono opere particolarmente importanti, ma in certi casi forse c'è anche una, c'è qualcosa in più, insomma. Ecco. Però questo è lo stesso problema, ecco. Quando Piero Dorazio fa Fantasia dell'arte nella vita moderna, 15 anni prima, il problema è esattamente lo stesso, quindi è quello di riuscire a conciliare queste cose. E poi c'è il problema che hanno spesso gran parte degli storici dell'arte, che, come dire, spesso sono più preoccupati di come si mette la fotografia, se si mette dritto, se si può mettere storta rispetto al volume, e poi si erano sempre preoccupati poco di quale poteva essere il pubblico di riferimento e di quanto questo pubblico si potesse allargare. E questo è, Enrico, stesso il problema che si pone fino a un certo punto, quindi è ancora una riflessione che è molto interna al discorso. Poi più tardi si preoccuperà anche questo, anche quando programmerà dei grandi cantieri in cui non fa più né da solo né con i suoi coetanei ma con i suoi studenti. Perché il passo successivo, che non c'è questa storia, è che poi diventano dei grandi cantieri
l'Università di Siena diventa un cantiere, fa le mostre, fa delle mostre con gli studenti e programma a un certo punto, per esempio negli anni 90, una collana di una storia dell'arte italiana per regioni, affidando i singoli volumi a colleghi giovani o alcuni, ecco, diciamo, alcuni suoi allievi che adesso poi sono entrati in università e che, diciamo, adesso stanno andando in pensione. E quindi 30 anni fa erano, diciamo, tra i, sì, forse avevano più o meno l'età mia, ecco. E anche lì esce solo il primo volume sulla Toscana, però c'è un piano editoriale ampio che racconta proprio questa, questa idea, che in fondo è un'idea di condivisione, e quindi forse è quel messaggio che era anche molto bello di sottofondo a tutto questo, era anche questa idea anche di un tramando generazionale, perché comunque di fondo c'è l'idea che ci fosse intanto un libro che dovesse essere una sorta di Arca di Noè, che tiene dentro un po' qualche cosa che si capisce già che, come dire, rischia una dispersione rapida, e al tempo stesso che tutto questo si fa per le generazioni successive, e poi si fa per le generazioni successive. Quindi gli studenti di Arrigo sono stati i primi poi a studiare quei documenti che Crispolti militante aveva prodotto, e questo in parte è stato frainteso, è stato inteso talvolta come una sorta di narcisismo, in realtà era proprio nell'idea di un canone di fonti, più che per un fatto di propria, come dire, gloria personale. Io ho solo una veloce curiosità. Il fatto che assieme al volume 1 di Mondo sia stato pubblicato il quarto è perché erano gli unici due terminati? Sì. Ok, quindi il tomo 2 del volume 1 sì, non sì, era sì. E questo è un qualcosa che succede, però questo non succede soltanto a Crispolti, succede molto spesso. E succede anche in tempi recenti, perché poi uno dei grandi cantieri degli ultimi anni erano i nuovi archivi del futurismo, quindi rifare il volume della Drudi Gambillo del 58, che diventano 5 volumi, ed è uscito solo il secondo. Quindi è una storia che si ripete. Però se vediamo, facciamo anche una ricerca da opera, che per esempio sull'edizione delle opere di Roberto Longhi, il volume degli scritti giovanili, che dovrebbe essere il primo, esce molti anni dopo rispetto ad altri volumi, per cui il fatto che non esca che il primo volume sia il primo della serie, insomma, succede in questi casi. Sì, ma Longhi entra nel giro della grande editoria, no? Cioè, sì, lo pubblica Sansoni, sì, sì. Non stiamo parlando di grande editoria. No, qui no. Un bellissimo editore, sì, sì. Artigianale. Molto artigianale, assolutamente, sì, sì. Quindi anche queste modalità di pagamento, c'è una va dentro questo sistema, certamente, sì, 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 sì. Quindi, però anche la grande editoria ogni tanto la pubblicazione su sottoscrizione, sì, in questi casi la fa, perché sì, no, se potrebbe essere interessante tentare un censimento delle coppie, sì, le quante sì sopravvivono, sì, sì, sì. E sì, 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 dove sono, eccetera. Certo, questo adesso non me lo ricordo, qualcosa che avevo tentato, ma sì, certo, un dato quantitativo è importante. Sì, 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 sì. Posso dire che ancora se ne trovano alcune da acquistare su internet usate. Si trovano. Sì, sì, e costano meno di quello. Costano molto meno di quello che costavano all'epoca. Quanto costa una coppia completa di made books in antiquariato? Oddio, io l'ho comprato 10 anni fa, adesso non mi ricordo. Tu l'hai preso più di recente? Io l'ho comprato fisico ed è costato 2 volumi sui 30 euro in tutto. Ecco, sì, ma sono coppia completa. E entrambi i volumi pubblicati, che sono il primo e il quarto, perché gli altri sì non esistono, e sono circa 400 pagine al primo, forse. Sì. Un 400 al primo, un po' di meno il secondo. Sì. E circa mi è costato, credo, sui 30 euro, in dettaglio è poco più. Però è molto oscillante quello. Sì, oscilla, penso. Oscilla, sì. Ah, poi era un libro con le pagine da tagliare. Sì, sì, sì. Ovviamente. E molte immagini a colori. E molte immagini a colori, sì. Sì, comunque la composta è stampata con il piombo, poi. Sì, 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 cioè sì. No, perché no, non c'è fotocomposizione. No, 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 no. Sì, sì. E poi, ecco, poi credo che in realtà questo editore, che è questo Beniamino Carucci, che si tende a confondere con Carocci, ma in realtà è un editore di Assisi, io credo che faccia fallimento nel 70,
prima del 74. Quindi probabilmente si è rovinato. Ma non so se con questo o con altri, perché ce ne sono, come dire, questa è la punta dell'iceberg, e poi ci sono una serie di collane anche di questo, 2-3 volumi, sì, sì, che sì, vengono sempre più o meno in questo periodo. È uno scalmanato in sostanza. Quindi. Sì, ma basta guardare quella prima riga, cioè non c'ha la M maiuscola accentata, capito? Dove la M? La prima riga lì su è stata, non c'è la E accentata maiuscola. Sì. Quindi sì, questo già dice qualcosa sul lavoro tipografico. Eh sì, certo. Quindi. Sì, sì. Va bene, allora se non ci sono altre domande o curiosità, direi che ci possiamo saltare qui, insomma. Grazie a tutti di essere venuti, grazie, grazie moltissimo per l'intervento e buona serata.